ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della carriera con il Cagliari. Siamo qui per giocare Cagliari-Sassuolo. Questa qua sarà la formazione che userò per il semplice motivo che, come sapete, come dovreste ricordarvi, Bittante, Salomon, vabbè Salomon è espulso ma Bittante è infortunato. Tanto ho notato, che cazzo ho schiacciato, che Farias è abbastanza stanco, quindi facciamo giocare di Gennaro. Comunque andiamo a giocare con questa formazione e ci becchiamo in partita. Eccoci qui in partita, siamo in casa contro il Sassuolo. La Juve c'è abbastanza vicina, siamo al primo posto, sapete che io gioco per vincere qualsiasi cosa. Poi i conti si fanno a giugno, in quanto, cioè non mi aspetto di vincere il campionato, però se viene mi va bene. Parte subito, João Pedro. Prova a inserire Lottin, che si era inserito bene, ma non è partito però bene. Adesso il pallone sulla fascia per Murro. Avanza Murro, il cross, il portiere spazza di pugno. Poi arriva centralmente Kopp, però fa una rovesciata inutile che gli scade il contratto, quindi lo posso prendere a parametro zero per poi, che poi arriverà a fine stagione. Si chiama, aspetta, Cartabia, è entrato Sassuolo in area, rete, Sassuolo in vantaggio. Comunque il giocatore si chiama Cartabia, lo prenderò a parametro zero. E bella, non c'è nel senso, prenderò il parametro 0, 23 anni e 78, quindi è buonissimo, è un esterno destro, quindi a parametro 0 lo prenderò, quindi mi devo tenere un po' di soldi, se no completerò l'obiettivo che mi ha detto di fare Marco. Mi sembra sia Ionita, ma non sono sicuro in questo momento. Ora bravissimo Di Gennaro, che va a un pallone. Di Gennaro entra in area, calcio di rigore, entra in area e calcio di rigore, fallo netto, nettissimo. Giallo per Oliveira. Giallo per Oliveira, quindi occasione dal dischetto. Non la tira Kopp, di sicuro proprio no. Mai nella vita. Non ho un tiratore dal dischetto, facciamo tirare a Giannetti. Parte Giannetti, prova a piazzarla al destro di te. Pareggio del Cagliari al 36esimo, 1-1. Si riapre il match, vabbè, già aperto, nel senso arriviamo a pareggiare. Ok. Ora Lottin può partire sulla fascia. Vai Lottin in velocità. Vai Lottin in velocità. Bravissimo Lottin. Poi arriva il destro, rete di Lottin al 48esimo. Il Cagliari ribalta la partita. È partito bene Lottin. Poi il destro deviato anche dal difensore. Poi la tocca anche il portiere. Rivediamo. Sì, la tocca anche il portiere, ma il pallone si insacca sul secondo palo. Poi non è poi così tanto autogol, però vabbè. Quindi ci avrà una valutazione di merda, il peggiore in campo. Ora Lottin non riesce a passare. Ora Sassuolo che sicuramente vorrà recuperare. Infatti vediamo già uno sprint diverso. Iemmello non trova il centrocampista del Sassuolo. Di nuovo la triangolazione con Lottin. Lottin che riparte. Lottin entra in area a calcio di rigore. Questo ci sta tantissimo. E credo che sia sempre lui. Credo sia sempre lui. No, è Acerbi. Però questo rigore è netto. È netto il rigore, vediamo. Entra in area, questo è netto, è netto. Sarà anche allungata la palla. Batte Lottin, se l'è guadagnato e lo batte lui. Parte Lottin, spiazza il portiere. E quindi il Cagliari fa il 3-1. Il giocatore del Sassuolo in mezzo. Non ci credo. Che cazzo di gol è? Blanco! Qui proprio sei stato stupidissimo. Lo voglio rivedere. Blanco, cioè, è stato rimbambolato. Non so neanche che cazzo guardava. Lo voglio rivedere. Rivediamo. Cross, ci sta. Il destro. No, che gol di merda. Così, pensa a te, mamma mia che gol di merda. Giannetti va a recuperare il pallone, Giannetti avanza, la dà per Kopp, quasi a tu per tu col portiere, potrebbe combinarci qualcosa, ma invece la passa in mezzo per gol. Non so chi fosse, il numero 18, forse Barella, però intanto 4-2, mamma mia, ho tirato due volte, mani, era anche rigore, c'era anche mani, però ci dà il gol. Finisce qui.
Cagliari che vince 4-2 su Sassuolo, continuiamo la corsa per lo scudetto, anche se non sarebbe quello il piano, però va bene. Ci becchiamo alla prossima partita. Ok ragazzi, ho notato che il calciomercato è aperto, quindi ho subito contattato Federico Cartabia per acquistarlo a parametro zero, che poi si unirà a noi a fine stagione. Come vedete, Federico Cartabia, 23 anni, è un esterno destro, comunque 78, non c'è scritto lì ma ve lo so dire per il semplice motivo che l'ho utilizzato nella mia carriera personale. Comunque adesso faccio il calcio mercato, poi alla fine vi dirò cosa ho concluso. Ragazzi, no, io devo fare un appello, cioè vi giuro. Allora, ho accettato l'offerta per vendere Kop al Montpellier e non hanno trovato un accordo sull'ingaggio, come potete leggere. Avevo accettato prima un'offerta di 7 milioni e mezzo, che era un botto, dal Lione, che lo voleva, e non hanno trovato neanche loro un accordo sull'ingaggio. Ma io dico, ma sto qua è così stronzo da non volersene andare che non lo voglio più. Cioè, Luca Bittante è guarito, meglio. Cioè, dico, a parte che, cioè, se non riesco a vendere nessuno, raga, io non ho budget. Guarda, come potete notare, guardate, 295.000 euro, magari fossero milioni. Come potete notare, budget, tac. Non ho budget, quindi posso fare veramente poco. Intanto, però, l'unica notizia buona, perché ci deve essere una cattiva e una buona, è che Cartabia ha accettato il precontratto, ho esaminato la sua offerta, non vedo l'ora di unirmi al suo club alla scadenza del mio contratto, 1° luglio 2017, quindi scialla. Dopo lui lo avremo, ed è un esterno destro, quindi dopo Giannetti potrà o lo venderemo, vabbè, vedremo a quel momento, adesso non lo so. Comunque io, se vendo qualcuno, riesco a fare acquisti, se no basta, se no vip. Ok ragazzi, eccoci nella seconda partita, giochiamo a Torino contro la Juventus in Coppa Italiana, quindi sarà una partita tosta. A Torino all'andata abbiamo già vinto, proprio a Torino, vinsimmo 3-1, se ho sbagliato il verbo scusate, io veramente ragazzi la grammatica, proprio io la grammatica siamo due cose diverse. Come mercato non ho novità, in quanto nada. Per adesso ho fatto delle offerte a vari giocatori anche scarsi per un prestito, perché ho dato dei Rafael che non poteva più di non giocare, e ho preso due portieri in prestito, cioè devono ancora confermarmi, però dovrei aver preso due portieri in prestito, un difensore e un attaccante. Ora ho fatto delle richieste per dei prestiti, ma senza diritto di riscatto, nessun riscatto, proprio dei prestiti di 2 anni. E vediamo se me li accettano, quelli saranno gli unici acquisti perché io non ho budget, e se nessuno mi compra o Boriello o cose così, niente, non posso farci niente. Iniziamo alla gara. Eccoci qui allo Juventus Stadium, esordio di... c'era scritto che era l'esordio di Higuain, io dico siamo al mercato di Natale e c'è l'esordio di Higuain, cioè vuol dire che non l'hanno mai fatto giocare fino ad oggi, io veramente non ci credo. Comunque siamo in Coppa Italiana, però siamo prima contro seconda, perché la Juve è seconda, noi siamo primi, anche se siamo in Coppa Italiana, conta sempre il piazzamento in campionato, cioè non conta come Coppa, ma conta per il fatto di quanto è forte la squadra. Comunque è sempre la Juventus, il cross, parata di Blanco, poi vedete, vantaggio con gol di Cuadrado, come il gol che ha fatto l'Inter l'altra sera. Cioè, non è uguale, anzi, è un gol di merda, però vantaggio Juve. Pjanic avanza, passa, Pjanic, il destro, vedete. Raddoppio della Juventus, con Miralem Pjanic al 6° minuto. Partiti malissimo, e qui si complicano le cose, ma si complicano di tanto. Marchisio, l'inserimento bellissimo per Dybala che parte, ed è a tu per tu col portiere, Dybala, 3-0 Juventus al 15°. C'è da fare ormai, Sturaro, Dybala ancora, pallone di inserimento per Sturaro, 4-0. Vabbè ragazzi, niente, Lottin, proviamo a ripartire. Ah, a parte gli scherzi. Ora Dybala, riesce a passare. Dybala. Rete ancora. 6-5-0.
Niente! Non è fattibile, so chi però cerca Lotin, lo trova Lotin che passa ancora il pallone, vedete. Ha segnato, non so chi sia. Non so chi è. Capuano, ha segnato Capuano, pensate mo. Vabbè, adesso cioè, è impossibile recuperare. Adesso il pallone per Higuain, Higuain che passa, rete, vedete, cioè dai, ma è impossibile. Ogni tiro che fanno è un gol. Ci arriva Mandzukic, avanza Mandzukic. 80esimo. Pallone per in area per Dybala, calcio di rigore. Calcio di rigore per la Juventus e fallo di... è rosso diretto anche per João Pedro. Rosso diretto per João Pedro e calcio di rigore. Lo batterà Dybala. Vale, lo batte, grande la parata di Blanco che va a parare il calcio di rigore di Bala. Stavo che provo a dribblare, serve il pallone per Lotin. Parata ancora, ma non è possibile, raga. Ma vi giuro, me ne ha parate 5 così, ma neanche dire ok, non l'avrei mai vinta lo stesso, però cioè, boh. Vai, buttala indietro, tanto finisce qui. Juventus che passa in Coppa Italiana, noi siamo eliminati, la Juventus ha strameritato e niente, continuiamo solo la corsa per lo scudetto visto che siamo primi, però vabbè, ci becchiamo alla prossima partita. Ok ragazzi, hanno accettato di venire in prestito Moreira, che è un portiere del Spagnol, quindi sarà il secondo portiere. Vediamo l'altro portiere com'è, infatti Prieto sarà il terzo, sempre in prestito. Poi in prestito abbiamo anche Wilson e poi adesso hanno accettato loro. Ho preso un difensore a caso semplicemente per metterlo qua nelle riserve perché avevo solo Pisacane in caso si infortuni come è stato fino adesso Salomone. Comunque ci becchiamo alla prossima partita. Raga, che palle, è successo ancora, ho perso la registrazione. Quindi purtroppo anche in questo episodio avrete due partite. Scusate veramente tanto. Comunque la classifica finale dell'episodio è questa, Juventus che ci supera di un punto a 41 punti. E comunque classifica corta, perché 41 punti alla fine del girone d'andata non sono tanti, non sono tanti. E comunque la partita che purtroppo ho perso la registrazione è, come potete vedere, Cagliari 2, Genova 2. Partita molto sfumeggiante che purtroppo ho perso la registrazione perché tutte le volte sbaglio a schiacciare un tasto, cazzo. Scusate se anche per questo episodio vi porto solo questo, solo due partite, scusatemi veramente tanto, la prossima volta prima di schiacciare quel tasto mi picchio, così imparo. Vabbè, io vi ringrazio per la visione, ricordo di lasciare un like, commenti, iscrivetevi al canale se avete ancora fatto, condividete il video con i vostri amici ovunque volete, io vi ringrazio, ciao a tutti. Yeah.